Ogni anno si ammalano più di 55.000 donne di tumore della mammella, un numero impressionante, il tumore più frequente in assoluto ed è particolarmente significativo considerando che colpisce solo metà della popolazione, quella femminile. E queste donne naturalmente oggi hanno una prognosi molto molto buona, una prognosi che negli ultimi 5 anni è migliorata dall'86 al 91% delle guarigioni totali. Quindi numeri eccezionali, grazie a una diagnosi sempre più precoce, grazie a terapie sempre più innovative ed efficaci. La maggior parte dei tumori della mammella sono tumori ormonodipendenti, più di 8 su 10 tumori della mammella hanno questi cosiddetti recettori ormonali. Recettori ormonali vuol dire che nei tumori ormonodipendenti noi possiamo intervenire in maniera molto efficace con delle terapie cosiddette endocrine, terapie ormonali o per meglio dire anti-ormonali, che sono utili sia come terapie adiuvanti, cioè dopo un intervento per tumore alla mammella per migliorare ulteriormente le possibilità di guarigione, sia anche naturalmente nella malattia avanzata, metastatica, abbinata ad altri farmaci, ci consentono sopravvivenze oggi molto lunghe nelle malattie anche avanzate, dicevamo. Ma parlando di terapie adiuvanti, come funzionano queste terapie endocrine? Il meccanismo d'azione è di due tipi. Se le cellule appunto hanno questi recettori ormonali, noi possiamo intervenire con dei farmaci come il tamoxifene, i cosiddetti SERM, dei farmaci che bloccano questi recettori ormonali, quindi hanno un'azione, diciamo, periferica direttamente sulle cellule tumorali o sulle cellule che hanno questi recettori ormonali in generale. Oggi però questi farmaci si usano meno rispetto al passato perché sono stati in gran parte sostituiti da farmaci più efficaci che appartengono a una categoria di farmaci che si chiama inibitori dell'aromatasi. Sono farmaci che agiscono soprattutto a livello delle ghiandole surrenali che è del tessuto adiposo nelle donne in post-menopausa, inibendo la produzione di estrogeni da parte di queste ghiandole. In questa maniera viene a mancare, cioè viene a ridursi enormemente anche la quantità di estrogeni circolanti che è già bassa in menopausa, ma in questo modo viene ridotta ulteriormente, in modo che le cellule tumorali ormonodipendenti non hanno più questi estrogeni di cui si nutrono per poter crescere e moltiplicarsi. E queste terapie sono oggi molto efficaci, funzionano anche nelle donne più giovani, abbinate a dei farmaci per indurre una menopausa farmacologica come gli analoghi dell'HRH. In questa maniera noi possiamo agire su tutte le donne con tumore della mammella come terapia adiuvante con queste terapie ormonali e questo ci dà davvero ottime possibilità, anzi elevatissime possibilità di guarigione, tanto che nei casi più a rischio oggi queste terapie vengono protratte non più per 5 anni come era la regola, ma anche 10 o fino ad arrivare anche a 15 anni di trattamento. Naturalmente c'è sempre il rovescio della medaglia, queste terapie anti-ormonali hanno degli effetti collaterali. Gli effetti collaterali più importanti riguardano il metabolismo, che naturalmente viene rallentato sempre in post-menopausa. Anche perché in premenopausa si induce comunque una menopausa farmacologica, questo rallentamento del metabolismo può portare a aumento di peso, rischio di sindrome metabolica, quindi diabete, e tutta una serie di complicanze a livello metabolico. E quindi naturalmente lo stile di vita deve essere adeguato alla nuova situazione, quindi con più attività fisica, una dieta rigorosa con meno calorie, e quindi insomma. E molto dipende dalla buona volontà delle donne. Vi sono altri effetti collaterali, ad esempio la menopausa o la riduzione di estrogeni comporta un aumento anche del rischio cardiovascolare. Tutti sappiamo che le donne in post-menopausa hanno un rischio cardiovascolare uguale a quello degli uomini, mentre invece gli estrogeni in premenopausa le proteggono. Andando a togliere questi estrogeni, ecco che dobbiamo fare dei controlli, stare attenti anche al rischio cardiovascolare, quindi la pressione e tutto quello che ne consegue. Ma abbiamo l'ultimo punto su cui vorrei focalizzarmi, che è quello del metabolismo dell'osso. Il metabolismo dell'osso
normalmente nelle donne le ossa sono protette proprio dagli estrogeni, quindi nelle donne giovani con estrogeni circolanti il rischio di osteoporosi e quindi possibili fratture ossee dovute alla carenza di minerale, nelle donne giovani ovviamente non c'è, ma in postmenopausa già in tutte le donne c'è un aumento di rischio di osteoporosi e quindi di fratture. Nelle donne che fanno terapia ormonale, soprattutto se a lungo termine, 5, 10, 15 anni, ecco che questo rischio aumenta in maniera molto significativa. Lo possiamo misurare naturalmente facendo delle mineralometrie ossee, oggi disponibili su tutto il territorio, ma è importante anche prevenire questo rischio. Perciò, per questo, è importante una stretta collaborazione tra i medici oncologi che seguono le pazienti e i colleghi, ad esempio, endocrinologi, che possono dare delle terapie adeguate con anticorpi, con bifosfonati. Ci sono diversi approcci terapeutici per ridurre il rischio di osteoporosi conseguente alle terapie. Ed è importante che le donne operate al seno abbiano un'equipe multidisciplinare che si occupa di loro. Oggi in realtà è obbligatorio che tutte le donne si curino presso un centro, una breast unit certificata, dove dovrebbero esserci tutti gli specialisti. In particolare è importante la collaborazione tra l'oncologo e quindi abbiamo detto l'endocrinologo, ma non solo, il ginecologo ad esempio, perché anche i problemi ginecologici sono importanti nelle donne che fanno queste terapie antiestrogeniche, secchezza vaginale, disturbi della sessualità, tutti aspetti che noi possiamo combattere in maniera molto efficace se naturalmente se ne occupano gli specialisti del caso. Quindi un approccio a 360 gradi per le donne operate di tumore alla mammella, che sono tantissime, sono un esercito, si calcola forse che nel nostro paese ci sono 800.000 donne che hanno avuto un tumore alla mammella e che sono viventi, che stanno bene, che devono riprendere la loro vita assolutamente normale come prima.